Io sono convinto, fra l'altro, che Colleferro possa essere un buon luogo dove venderlo il vino. Ho chiesto già ai colleghi sindaci dei paesi qui intorno, che lo producono egregiamente, di voler studiare con noi una serie di accordi e di eventi che possano consentire loro di pubblicizzarlo in una città che di fatto è la città più grande e comprensorio e che rende disponibile un mercato che sicuramente è più ampio dei comuni che lo producono. Detto questo, devo aggiungere poche cose, insomma. L'uva, volendo, la si può raccogliere dalla pianta e la si può mangiare immediatamente. Invece, il vino è un prodotto dietro il quale c'è molto lavoro, molta fatica. Pensate come è stato scoperto il vino, io penso che nessuno di noi ne potrà mai essere certo, come l'uomo antico abbia scoperto che facendo macerare l'uva matura si potesse ottenere un prodotto così buono. Avrà sperimentato, avrà studiato, avrà approfondito in alcuni passi dell'Eneide, dell'Iliade, dell'Odissea. Si dice che i greci pepassero e mielassero il vino, evidentemente non gli veniva buono, quindi lo correggevano. Dietro il vino c'è una storia antica, una storia di lavoro, una storia di fatica, una storia di approfondimento. È un po' come la nostra, probabilmente quella del vino sarà più antica, la nostra è più moderna. È una storia di fatica, di lavoro e di approfondimento, di ricerca. Quest'estate, quando abbiamo festeggiato Regionando sulle radici, abbiamo evidenziato, e in questo io devo dire, caro Barzelli, che tu hai fatto tanto, ma se non ci avessi avuto Renzo Rossi sarei stato come una pistola senza munizioni. E abbiamo ricordato che questa comunità operosa non è nata solamente dall'impegno di questa terra, ma è nata dall'impegno di tante comunità, di tante terre che qui hanno reso disponibili le loro storie personali affinché nascesse qualcosa di nuovo. Siamo partiti che facevamo lo zucchero dalle barbabietole, oggi siamo nello spazio. Io credo che Colleferro ne abbia fatta di strada, con alcune positività molto grandi, con alcune negatività naturalmente. È la nostra storia, sono 100 anni di lavoro, di fatica e di approfondimento, di studio e di progresso. Credo che sia giusto celebrarli, credo che sia giusto unire la celebrazione e il ricordo all'attualità, quindi alla valorizzazione di figure importanti per la nostra storia, come quella di Oddini, che poi insomma, ormai siamo entrati in confidenza con i suoi discendenti, diciamo, che fra l'altro abbiamo scoperto continuano ad avere in qualche modo un legame con la nostra comunità. È giusto ricordare la figura di Morandi, quindi oltre al Santa Barbara 906 ci siamo ansiosi di vedere e di assaggiare anche il Morandi 35. È giusto che ci siano qui gli esercenti che oggi animano quel quartiere, perché quel quartiere è un quartiere ancora vivo.